Minimalismo non è rinuncia, non è privazione, ma è vivere la vita con più consapevolezza, felici e molto più leggeri. Ciao, sono Deborah e ti do il benvenuto sul canale B-Book, dove parliamo di minimalismo e crescita personale. Se sei nuovo e ti interessano questi argomenti, puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi appuntamenti. Credo che il minimalismo sia un vero e proprio stile di vita perfetto per me e può essere perfetto per molti di noi che vogliono vivere questa vita con più leggerezza. Se volete un approfondimento su come vivere la vita con leggerezza e che cosa significa vivere la vita con leggerezza, ho fatto un video al riguardo che vi lascio qui in descrizione. Oggi voglio darvi 7 buoni motivi per diventare minimalisti. Allora, utilizziamo i termini giusti. Diventare ci può far quasi paura perché sembra che da qualcosa diventiamo qualcos'altro, come se ci trasformiamo. Però, insomma, non è che si diventa minimalisti, era un'abbreviazione, ma si può cercare di avvicinarsi a questa filosofia, a questo stile di vita, perché ha davvero tantissimi benefici. Quindi, attenzione, non si cambia, non ci viene chiesto da nessuno di fare questa scelta radicale, non significa cambiare noi stessi, anzi, a mio avviso, minimalismo significa valorizzare la parte migliore di noi stessi. Sicuramente uno dei primi benefici del minimalismo è avere più spazio sia nei luoghi che frequentiamo, per esempio la nostra casa, il nostro armadio, perché non ci circondiamo di cose inutili, ma soltanto delle cose che ci piacciono, ma anche più spazio nei pensieri, perché minimalismo è anche dentro di noi, è anche nella nostra anima, è anche appunto uno stile di vita, un modo di pensare. Perciò, grazie al minimalismo, si può eliminare il superfluo fuori e dentro di noi, avendo appunto a disposizione molto più spazio per accogliere ciò che ci rende felici. Oltre ad avere più spazio, avremo sicuramente più tempo. Perché? Perché potremo dedicarci soltanto a quelle cose che ci fanno stare bene. Per esempio, se in casa abbiamo i mobili pieni di oggetti, piante alle quali magari non abbiamo tempo, non vogliamo dare attenzioni, dobbiamo dedicare il nostro tempo a tutte queste vicissitudini oppure a pensieri che ci appesantiscono soltanto. Invece, se noi abbiamo meno cose, ma non per privazione, ma perché decidiamo di avere soltanto le cose belle, le cose che ci fanno stare bene, a questo punto avremo anche più tempo e anche più tempo da dedicare a quelle cose e quindi saremo più felici perché il nostro tempo potremmo dedicarlo alle cose che ci fanno stare bene. Sicuramente uno dei benefici indiretti ma strettamente correlato al minimalismo è il risparmio, appunto perché non spenderemo i nostri soldi per cose inutili, per cose che poi diventeranno rifiuti, ma utilizzeremo i nostri risparmi, ciò che abbiamo per quello che davvero ci interessa. E questa è una conseguenza molto molto importante perché adottando uno stile di vita minimalista ci si può anche prefissare degli obiettivi e cercare mano a mano di raggiungerli, no? Quindi quando per esempio ci viene voglia di un caffè al bar, così è un esempio, non ho nulla contro il caffè al bar, però possiamo pensare che quei soldi magari possiamo metterli da parte per raggiungere un obiettivo ben più grande. Perciò, appunto, di nuovo, non è privazione, ma è privarsi di quel poco che ci dà semplicemente una gioia effimera per poter avere quel tanto che ci darà una felicità più piena. Io personalmente penso che avere dei grandi obiettivi sia una cosa importantissima e poi verrà quasi spontaneamente il voler rinunciare a delle piccole cose, quella del caffè era un
esempio così, quindi verrà spontaneamente rinunciare a queste piccole cose perché l'importante è il nostro sogno, il nostro grande obiettivo e potremo vivere in funzione dei nostri desideri, delle cose che davvero ci fanno sentire vivi e non c'è cosa migliore, non c'è una sensazione migliore di queste. Infatti, un altro beneficio del minimalismo è avere meno stress. Perché non occuperemo i nostri spazi, i nostri tempi con cose che magari neanche riusciamo a fare, ma avremo una visione più chiara di quello che vogliamo e di come fare per ottenerlo. Quindi liberando anche persino la nostra mente dagli ingombri e dalle cose che ci provocano soltanto ansia, potremmo vivere una vita sicuramente con meno stress. Non possedere cose inutili ci aiuta anche ad essere più sostenibili e a rispettare la nostra terra, l'ambiente che ci circonda, proprio perché produrremo meno rifiuti, proprio perché le cose che avremo saranno cose di valore, cose che ci piacciono, cose dalle quali non vogliamo separarci e quindi saremo sicuramente meno inquinanti proprio dal punto di vista ambientale, il che è una gran bella cosa dati i tempi attuali. Perciò, quando si adotta uno stile di vita minimalista, la cosa bellissima è che si impara a vivere con leggerezza, quella leggerezza dell'anima, quella leggerezza degli spazi, e si impara a lasciare andare. Si impara a non essere attaccati a quelle cose materiali che magari non ci danno alcuna soddisfazione o che ancora peggio ci danno una soddisfazione momentanea e che poi comunque a lungo andare diventano soltanto rifiuto. E questo è davvero questa è davvero una grande liberazione perché imparare a lasciare andare tutte quelle cose che non vanno è fondamentale per vivere la nostra vita come se fosse un flusso continuo di energia e noi la nostra energia non la dobbiamo bloccare, non la dobbiamo incastrare in spazi stretti e angusti, ma dobbiamo poterla liberare. E per liberare la nostra energia abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di spazio, abbiamo bisogno di imparare a lasciare andare. Tutto questo ci porterà ad un'unica grandiosa conseguenza: vivere una vita autentica, vivere la nostra autenticità, perché vivremo tutti i giorni la parte migliore di noi stessi, perché non avremo il vestito per la festa, la tovaglia per gli ospiti, il dolce da mangiare soltanto il giorno prefissato, ma tutti i giorni saranno consapevolezza e autenticità, perché il minimalismo ci insegna ad essere la parte migliore di noi stessi, ad indossare i vestiti che amiamo tutti i giorni e non a tenerli nell'armadio che poi magari si rovinano, non andranno più bene, non ci piaceranno più e non li avremo mai utilizzati. Il minimalismo ci insegna ad essere liberi da tutte le cose che creano soltanto ingombro, saremo davvero autentici e potremo davvero sentirci liberi di essere noi stessi, di essere liberi, felici e sicuramente più consapevoli. Vivere una vita con estrema consapevolezza. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del minimalismo, se siete affini a questa filosofia di vita. Io spero che questo video vi possa essere stato utile. Se vi è stato utile, fatemelo sapere con un like. Noi, come sempre, ci rivediamo nel prossimo video e fino ad allora vi auguro di imparare a lasciare andare.